non parlo finché non vince uno scudetto con un altro allenatore, non parlo con questo cialtrone che ha fatto. Cialtrone, cialtrone ci sarai. Tu sei un cialtrone che ha fatto più video su di me, hai 5 video tra i più visti, 3 riguardano me. E uno si chiama Sparisci Gobbo, dedicato a Conte, 10 motivi per Ma che ha esultare fatto? per Conte, Fabio Bergomi ti smonto su Conte. Tu sei un incompetente, un cialtrone e anche se abbastanza scostante. Quando l'Inter vinceva uno scudetto, dopo l'addio di Conte parlerò con te, se no tu non meriti che io proferisca una parola, perché sei un incompetente quasi a Di parlare con te non me ne frega niente, cialtrone ci sarai. vabbè. Io non ho mai detto nulla a Fabio Bergomi. In una live un mio follower mi ha segnalato che lui mi ha mandato a quel paese senza motivo e ho fatto un video di risposta, tutto qua. Per parlare di Eriksen e di Conte, poi hai preso, ci sono io in ginocchio e ti ha vestito non so da che cosa, peggio di Perché tu senza motivo in una tua live mi hai mandato a quel paese. vabbè, Senza dai, fa motivo, facciamo è pace, impossibile. Ma facciamo comunque pace, sono maestro. Fabio, ti hanno, Fabio, c'è il video dove tu in sono una live mi mandi a quel paese dai, senza che io ti dica nulla. sono Dai, per cose favore. calcistiche. Sono cose calcistiche. Tu sei stato sempre contro un allenatore che ci ha portato in finale europea e che ha vinto uno scudetto. E tu sparisci Gobbo. Dimmi 10 motivi per l'esonero di Conte. Beh, il Allora, primo è ad esempio che Conte ci ha fatto fare un record mai fatto in più di 100 anni di storia, uscire da quarti ai gironi di Champions League con una rosa 10 volte scudetto, poi più la forte. Allora, Fabio, fallo Conte con finire una perché rosa. no. Fabio, fallo finire perché no. Ma No, per no, piacere, no. Una papà. sola cosa, fallo finire perché se parli tu sopra lui non si sente te, capito? Quindi parli a vuoto. Vai, vai, Monarca. Conte con una rosa 10 volte più forte di quella attuale, perché Buonasera, quando Dami, attiva pure la camera. dici che giocava Samoa con Biraghi, ma che quando tu hai Lukaku, Hakimi ragazzi, ed una alla volta, non si Eriksen, capisce niente, raga. cazzo dici? La allora rosa più forte dove? Ma nella tua testa. inutile che urli, ti rendi solo ridicolo. Ma che Cioè, cazzo dici? urlando, ti rendi solo ridicolo. Ma tu sei fuori di testa calcisticamente? Come fai a dire che sta cosa è più. Ma dai, questa Ma rosa. io so solo che lui aveva Rosi, Lukaku, Eriksen e Hakimi ed Eugironi. Simone Inzaghi con Dzeko, Calhanoglu e Dumfries ha passato un girone della morte con Bayern e Barcellona. ma ha perso il Questo io lo so. campionato. Allora, però leggi, Ha mi perso sembra il una campionato, non è discussione. solo colpa sua. Non è solo colpa Guarda sua. che oggi la dirigenza ha detto a Simone Inzaghi che non No, mi deve devo ricredere, torturare Manfred. i risultati che fa in Coppa, che non c'entrano nulla. Beve da tazza. No, scusa. Guarda Fabio, che secondo Ragazzi, me. ma tu Fabio sai che fino a 7-8 giorni fa Lo sai che al prossimo scudetto sei ancora vestito con. i tifosi del Tottenham hanno fatto l'hashtag Conte out perché li fa giocare come il Burnley? Lo Ma non è sai vero, o no? anche gli interisti lo fecero. Abbiamo vinto. Lo Non è sai vero. o no? Perché dice non esiste giocare con l'autobus, ci fa giocare come una squadra che lotta per la Fabio, salvezza. posso, scusami un attimo, Monarca. Fabio, ti posso chiedere una Cosa cosa? ti ha portato in testa all'undicesimo posto? Ma non dire Fabio, ti cialtrone. posso chiedere una cosa? C'è il microfono o attaccato o c'hai con il telefono e basta? Sono col telefono e basta. Ah, Allora, secondo vabbè. me, Fabio, Se devi c'hai fare una solo le cosa. cuffie, basta che ti metti le cuffie. O ti metti le cuffie perché se no quello che dici mentre parlano gli altri non si capisce niente, capito? Aspetta che Solo provo per a far quello. rientrare Damiano. Oh, No, però no, raga, a me sembra una discussione lecita, cioè uno è pro Conte, l'altro è contro Conte, non ci vedo stava nulla di. piacendo. Sì, l'importante è non andare su attacchi personali. Bravo, io avevo mutato perché non avevo capito, raga, nel dubbio, so che Fabio tanti erano andati anche sul Ma io personale, anche su anche Twitter. cialtrone, credo sia cialtrone No, 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 calcisticamente, cioè. Monarca, ma perfetto, perfetto. E lui, per me, lui Sì, te calcisticamente, metto questo. seguendo Conte, è sotto zero. Che ti devo dire? Ci sta, però. È la mia visione. Vabbè, ma è Che ti bello, posso è dire? l'anti-Bergomi, cioè, come l'antieroe. Ma Guarda. l'antibatic è l'antibastoni, è l'anticampioni che hanno. È l'anti-Achimi, non è l'anti-Bergomi. Mi sentite adesso, ragazzi? Sì. Un po' Cioè, meglio, ma non come col Achimi. micro.
Cioè, nel senso, lui è anti tutti quei calciatori che hanno ringraziato. Prova a mettere quelle fisse. Sì, è meglio, maestro. Allora, un attimo che posso provare a far entrare il tacchino. Me devi mettere dentro, non mi devi mettere dentro, devo risolvere. Aspetta che lo rimetto. Oh, non mi devi mettere, porco dici. Non bestemmiare che sei religioso. Lo rimetto? Sì, aspetta un attimo che sennò è scontato, aspetta. Me lo rimetto. Ci senti? 1 2 3 cialtrone. 1 2 3 cialtrone. Ci sarai, Mastro Lindo, ma stai zitto. Cialtrone mal vestito, cialtrone. Ascolta, Mastro Lindo, vedi di pettinarti quando parli con me come ti ha detto Paolino. Cialtrone, togli il cappello. Togli il cappello, facci vedere i tuoi di capelli. Dai, io ce li ho, fidati tanti. E facceli vedere, ma di certo ci avrai i capelli della bambolina. Rimaniamo sul calcio. È toppato. Basta. Un attimo. Sì, ho toppato io. Parla con Hakimi, piccolo Mosè. Parla con Fabregas, parla con Matic, parla con Terry. Non parlare con me. Parla con tutti i giocatori che non lo sopportano, i cialtroni come te che non fanno vedere i capelli come te. Ma no, cialtrone ci sarai. Vabbè, rimaniamo tu sei un cialtrone. Tu sai solo urlare e non dare. Tu hai un cappello e il cappello tu di calcio non ci capisci nulla. Tu di calcio non ci capisci nulla. Capisci tu che contesti un vincente. Allora, e lasciare le frasi a metà, non sei capace. Ma che le frasi a metà che io ti faccio non sei capace di fare un'analisi. È arrivato Boccaccio, raga, vi chiedo ecco è arrivata Gioia. Allora, su Conte divide sempre, Monarca, rimaniamo su questa, quindi mi sembra di aver capito che sei abbastanza pro Simone Inzaghi. No, perché aspetta, non c'è proprietà transitiva che se Conte lo criticavo per il suo immobilismo perché usava una sola strategia e un solo modulo. Ok, esattamente come Inzaghi. Inzaghi ha un'altra strategia molto più offensiva, ma anche lui non si discosta mai dallo stesso modulo, dalla stessa strategia e non cambia mai interpreti. Sentiamo Sciscione che l'ha cresciuto Simone Inzaghi. Quindi per me non vanno bene nessuno dei due. Sciscione, vai bene tu. Vai bene. Vabbè, quello che ha fatto Conte con l'Inter comunque va. No, su Inzaghi. Ancora lo deve fare Inzaghi. Secondo me al momento il giudizio su Inzaghi è un po' in stand by. Bisogna vedere cosa porta a casa questa stagione. Non si è messa benissimo perché comunque per lo scudetto. Infatti non si è messa benissimo per lo scudetto. Però August, dovrebbe fare la discussione. Allora, il paragone degli allenatori quando uno vince e uno non vince, secondo me è difficile. È come guarda Allegri che diceva Sarri. No, non è così, Manfred. Guarda Allegri che diceva Sarri. No, perché Conte parte con squadre che sono arrivate undicesime e decime, quindi ha la possibilità di no. Chelsea, quell'Inter è arrivata seconda, però, al Chelsea, alla Juve. No, al Chelsea, alla Juve. Juve sono d'accordo. E all'Inter prende una squadra che non va oltre il quarto posto al 90. Ma Freddy, posso dirti una cosa per farti capire? Sai l'anno che Conte vince col Chelsea, l'anno prima in Premier che ha vinto? Il Leicester. Ok. Ti faccio una domanda, Manfredi. Se arriva a vincere il campionato il Leicester, le competitor, quindi City, United, Liverpool, stanno messe bene? In teoria non stanno nel loro migliore anno. Allora lui va a vincere quando le competitor steccano con l'Inter, lui vince. Il primo anno che alla Juve c'è un allenatore serio, che è Sarri, chiudo la chat. Non lo vince. Quando mettono un allenatore da subito, mettere da subbuto che non aveva mai allenato prima neanche primavera, che è Pirlo, allora va a vincere lo scudetto con una rosa mille volte più forte di una Juve che era già in devasto. Però Monarca, devi anche vedere da dove parti. Non gli rispondere, dai, ma non si può rispondere a certe cose. No, perché sennò vi accavallate. Se vuoi rispondere, rispondi adesso, con calma. Vai. Però poi era più su Inzaghi la mia domanda. Sennò poi ti dice che urli e basta, fa?
Per me Inzaghi è altrettanto immobilista come Conte, usa anche lui la stessa strategia, lo stesso modulo e non varia mai. E questo non va bene. Un allenatore forte, è vero che però, deve lavorare almeno su tre strategie offensive e difensive. Questa squadra ha preso 16 gol in trasferta, ok, la peggior difesa del campionato. Evidentemente il sistema a tre non regge. Io volevo dire che il Monarca ha detto un sacco di stronzate. No, perché negli anni in cui, negli anni in cui Conte, lui se gli tocchi Conte è peggio che tocchi. Fammi quindi parlare di dati che tu hai detto. Ma io non taccio perché lo dici tu, non sei nessuno, non hai potere. Ma perché lo chiedono, chiedono i dati. Io qui posso tacere se lo dice Pancio Manfredi, tu non sei nessuno. Te lo diremo mai. Non fai paura perché urli, non sei nessuno, mettitelo in testa. Vabbè, rimaniamo sul campo, rimaniamo sul campo, ragazzi. Però Fabio, adesso però ecco, Fabio, facciamo una cosa. Allora, lui ha detto che Conte va in Inghilterra e vince contro nessuno. Peccato che in quegli anni va via e vince il City, che compra tutti e domina, e il Liverpool fa due finali, una con Liverpool e poi l'altra dopo con il Real e poi l'altra la vince. Non si capisce, voglio dire, dove siano collocate le sue idee di Conte, poi è pro Eriksen. Spiegami tu dove tiri fuori i dati. Io guarda, fai a dire che uno, ragazzi, scusa, veloci che poi dobbiamo andare su questo episodio. Al decimo posto, tu avessi scommesso una lira che avrebbe vinto la Premier con Guardiola, con mi pare ci fosse c'erano tutti quell'anno lì, tra l'altro, al di là di Ranieri, c'erano se mi lasci parlare ti rispondo. Allora, c'era, guarda, Klopp, ma c'erano tutti, Guardiola. Se tu vuoi. C'era Wenger, Se tu vuoi, Non voglio. Allora, quando diciamo vorrai, perché secondo me prima o poi vorrai, facciamo una chiamata io e te. Facciamo una chiamata io e te senza che la guardi nessun altro. E ti spiego perché Conte, a mio avviso. Ma cosa vuoi spiegare? Io ti ho fatto una domanda. Scusa, ti ho fatto una domanda. Non è che ascolti. Allora, ti spiego un piccolo concetto. Tu mi sembri quello che arriva una donna e dico: guarda, te lo spiego. Tu sembri una donna. Ragazzi, Perché se arriva a vincere l'Ester, vuol dire che i competitor... Vabbè, ce ne faremo una ragione, ragazzi. Veramente. Il suo gioco. Però, ragazzi, Klopp viene definito un perdente da caressa, pensa tu. Come era messo il Liverpool in quel tempo? Allora, aiutateci un attimo, perché è 10 anni che fa mercati sbagliati e continua a essere in crisi. Allora, la Premier fa schifo e vincerebbe. Quelli che ci stanno guardando, però. Vincerebbe anche 21. Sì, però stiamo parlando di una Premier del 2014, qui non lo so. Quindi c'era il Liverpool in finale. Io ti ho fatto una domanda sul VAR, su quello che ha detto Damiano. Sei ripartito per colmo. Lasciamo stare questa cosa qua un attimo e ragioniamo su. Sono d'accordo col Monarca e con Faina, quindi non è d'accordo. Faina che dice che vuole lavare anche sui calci di punizione di prima, che poi possono portare a un gol. Io non sono d'accordo col Monarca. Io sono d'accordo col Faina, perché basterebbe inserire il tempo effettivo come nel basket. Attenzione. E se c'è una moviola va usata per qualunque episodio, perché anche quando Faina diceva il calcio d'angolo non mi interessa, in realtà dal calcio d'angolo nascono i gol, quindi a mio avviso il VAR andrebbe usato su tutti. La rivoluzione del Monarca. Cioè, assolutamente. A lei Monarca propone che c'è il VAR. De che te hai fatto un video su De Ketelaer per esaltarlo come Eriksen? L'hai fatto? No, non ho fatto nessun video su De Ketelaer. Però lo pensi, dillo che era uno che per me è un giocatore molto forte, te lo dico. Basta. Per me è un giocatore molto forte. Io ho una domanda al Monarca. Questo duo, io chiariamo gli amici gli amici milanisti, che già 2 anni fa mi dicevano Bennacer è un pacco.
Allora, Fabio, per favore, mi raccomando. È uscito il Monarca. Eh no, ho capito. Cosa... Monarca, riattivi la cam, per favore. Ma è colpa te, ma non ho capito. Mi piace De Ketelaere. Conte non va bene. La vedo diversa. Però qua io, ragazzi, di solito io faccio una regia. Il tuo gusto calcistico è il migliore. Tu sei sotto zero a livello tattico, basta, quindi dovresti far silenzio. Dovremmo andare avanti. Io ho fatto un video dove hai spiegato il modulo. Allora, vabbè, adesso gente che ancora ride. Allora, è la dichiarazione dei redditi di Spagna, si chiama modulo, tu devi far quello, tu vai alle Canarie e spiega il modulo. Tu io tatticamente, grazie a me, Pioli ha vinto lo scudetto. È quando, vero, io quello, di tattica, vero, quando io Fabio, parlavo di tattica, per favore, Fabio. Vergogna. Vergogna quando io faccio video di tattica. No, allora, adesso Fabio, adesso non si, no, non si permetta con me di parlare di tattica. Ok, con me non si permetta perché io portavo i video di tattica. Attivi la camera. Ok. Oddio. Ok, quando, allora, quando lui era ancora Billy Ballo, io facevo video di tattica. Allora, un attimo, sicuro che siete dell'Inter, non della Roma.